Il nome lo scandisce bene, Mauro di Dalmazio. Poi aggiunge, questa è una campagna elettorale con tante sorprese positive. La prima è proprio il sostegno alla candidatura di Giovanni Legnini alla presidenza della regione da parte di Di Dalmazio, ex assessore della Giunta Chiodi e consigliere regionale di opposizione. Legnini, sostenuto da una coalizione di liste civiche e dalla centro-sinistra, ha anche annunciato che, in caso di vittoria, Mauro Di Dalmazio farà parte della sua giunta come assessore esterno. Poi, nel criticare quella che chiama l'invasione dei vicepremier, aggiunge: abbiamo definito un progetto con gli abruzzesi e per gli abruzzesi. Altri, i due vicepremier che stanno invadendo la nostra regione, che sembra essere diventata la loro occupazione prevalente, vogliono politicizzare questa competizione elettorale. Questa mattina ho annunciato la mia volontà di avere al mio fianco, quale componente della squadra di governo, Mauro Di Dalmazio. Sono io il collante di questa coalizione che si alimenta delle culture progressiste, liberale, moderate, con alcuni candidati provenienti dal centro-destra, con un progetto politico, un programma definito, chiaro, sottoscritto da tutti. Io ringrazio Giovanni per due cose, per due motivi. Il primo, per avermi coinvolto qualche mese fa nella elaborazione di questo progetto, di questa sua scelta progettuale animata da grande coraggio e dalla consapevolezza che occorresse andare oltre e superare gli schemi del passato per creare un campo politico nuovo e un'offerta politica nuova che risponda alle esigenze sempre più complesse che ci sono e alle quali non si può rispondere con semplificazioni demagogiche o con estremismi. C'è stata questa apertura straordinaria per la creazione di un campo democratico, di un campo che accomuni le culture cattoliche, liberali, anche tradizionalmente di centrodestra, progressiste, e da queste differenze vengano fuori sintesi e strumenti per governare questi processi.